Purpose Italia Collezioni, 40° anniversario, devo dire una edizione di sicuro successo su più fronti, non solo per le presenze internazionali dei brand che propongono le loro collezioni, ma soprattutto per le presenze italiane di designer e collezioni veramente che quest'anno hanno superato se stesse, una buonissima affluenza di buyers internazionale, ne abbiamo contati più di 2000 con una delegazioni giapponese che sono le più numerose, oltre 300, che hanno comprato tantissimo Made in Italy. E devo dire che in questo panorama, oltre all'abito, sicuramente la destinazione per la cerimonia non è assolutamente un nice to have, ma è un tassello fondamentale nel mondo bridal, nella sua interezza. La destinazione Italia è sempre al top dei desideri degli sposi, offre territori e situazioni diverse, ma ciascuna con la sua suggestione e la sua emozione, e quindi devo dire che siamo fortunati ad avere un connubio di operatori del settore, quindi stilisti che ogni anno inventano e creano prodotti di eccellenza riconosciuti tali in tutto il mondo, e un territorio che esprime in termini di destinazione per celebrare questo magico momento il meglio nel mondo. Wine & Wedding è qui a Sposi Italia per presentare il Concept Wedding del 2018-2019 dedicato agli sposi esteri che decideranno di venirsi a sposare in Italia. Italy is forever, questo è il nostro claim, e promuoveremo con questo claim l'Italia dei wine resort, delle cantine d'autore e tutti i partner che Wine & Wedding seleziona come il meglio dell'original Italian style. E tantissime le coppie di sposi stranieri che decidono di venirsi a sposare in Italia, sempre di più, un mercato in crescita di cui siamo felici di essere stati tra i pionieri nell'esplorare questo mercato. 40 wine resort compongono la collezione di strutture del 2018, tantissimi partner selezionati proprio per la loro attenzione alla qualità, all'original Italian style. Parlare di matrimonio all'italiana vuol dire essere già in location fantastiche, meravigliose, già scelte per il loro charme. Quindi con i fiori in realtà si tratta di entrare con armonia e con molto stile a definire questa bellezza. Quindi non servono, per quanto mi riguarda, scenografie troppo artificiose, ma il buon gusto del seguire la naturalità dello spazio e la preziosità che tante volte troviamo all'interno di queste location. Un accento che possa essere molto naturale, che si fonda e che sottolinei senz'altro la bellezza che già è presente. Questo per noi rappresenta lo stile italiano con i fiori. Questo vuol dire aggiungere al matrimonio italiano in Italia ed eventualmente anche inserire delle particolarità italiane, come possono essere le ceramiche, come possono essere i manufatti artigianali che troviamo in ogni angolo della nostra magnifica Italia, e combinarla con questi fiori dal gusto semplice e raffinato, come deve essere il sogno italiano. L'Italia è il patrimonio più grande che abbiamo noi italiani. Io sono italiano, sono orgoglioso di esserlo, sono innamorato del mio paese e sono molto felice di poterlo mostrare a tutti gli stranieri che lo apprezzano in ogni parte del mondo.
è un grandissimo valore, dobbiamo saperlo chiaramente mettere in evidenza, dobbiamo apprezzarlo noi prima di tutto per far sì che gli stranieri che vengano in Italia per il loro matrimonio possano conoscere gli angoli più romantici, gli scorci più belli. Abbiamo città d'arte, abbiamo paesaggi meravigliosi, in Italia non manca assolutamente nulla, non dobbiamo far altro che essere dei seri professionisti, e questa è la chiave del successo per poter accogliere tutti gli sposi stranieri che sceglieranno l'Italia per il loro destination wedding. L'Italia è sempre una meta molto, molto richiesta, soprattutto per un discorso di amore per il Made in Italy e per le nostre mete più belle, tra cui assolutamente il Lago Maggiore, il Lago di Como. Il Lago Maggiore che viene scelto soprattutto per la bellezza delle tre isole, l'Isola Bella in particolare, e per le ville che hanno una grandissima storia e quindi agli sposi che vengono dall'estero piace tantissimo. A questo si aggiunge che ovviamente da Made in Italy non si può dimenticare del cibo, che piace tantissimo. Noi siamo oggettivamente molto bravi, abbiamo chef stellati, famosissimi, che sono in grado di creare qualunque cosa per tutti i nostri sposi. Oggi sarà veramente il giorno più bello della vita e quindi cucineremo anche un piatto eccezionale. E questo sarà un carpaccio, diciamo, lo chiamiamo carpaccio di gamberi rossi, che è una omelina marinata con tutto della passione. Poi anche la passione è quello che c'è proprio dentro una giornata così particolare.